L'equilibrio tra il tuo mondo interiore e quello esteriore è fondamentale. Le sentinelle di questo equilibrio sono le tue cellule, i tuoi miliardi di cellule. All'interno della cellula ci sono delle radici che permettono ai vari messaggi di arrivare laddove sono necessari. Se tu per caso vivi situazioni di rimozione, di repressione o di censura di certe emozioni e di mancato controllo di altre, se soffri di una dipendenza o viceversa sei eccessivamente rigido e intransigente nell'approccio alla vita, tutte queste informazioni vengono riferite alla tua membrana cellulare. I recettori sono in costante cambiamento perché devono mantenere in equilibrio il tuo mondo interno e quello esterno. In altre parole, tu continui a metabolizzare ogni tua emozione. Ogni tua esperienza si trasforma in un segnale chimico codificato che altera la vita delle tue cellule, di una misura più o meno ampia, per pochi istanti, ma potrebbe essere anche per molti anni. Il problema nasce quando una persona erige un muro intorno al proprio mondo interiore e non riesce a farlo comunicare col suo mondo esteriore. A questo punto si delineano due estremi opposti: da una parte gli psicotici, la cui unica realtà è il proprio pensiero distorto e allucinato, e dall'altra i sociopatici, che non hanno coscienza e pressoché alcun mondo interiore, perché la loro attenzione si focalizza tutto sullo sfruttamento degli altri là fuori. E tra questi due estremi si colloca una vastissima gamma di comportamenti. Vedi, il mondo interiore e quello esteriore si disallineano a causa di vari meccanismi di difesa. In altre parole, frapponiamo una sorta di schermo che separa il mondo esterno dal modo in cui noi vi reagiamo. Ti faccio qualche caso per essere un pochino più chiaro. La negazione, per esempio, è rifiutarsi di affrontare come ci si sente davvero quando le cose vanno male. La repressione è divenire insensibili alle emozioni, così che gli eventi là fuori non possono farci del male. L'inibizione soffoca le emozioni nella convinzione che le emozioni depotenziate siano più sicure e più accettabili dalla società. Poi abbiamo la mania, lasciare il campo libero alle emozioni senza riguardo per le ripercussioni sociali. In pratica è l'opposto dell'inibizione. Poi c'è la forma vittimistica, negarsi il piacere perché altri ce lo negano o accettare il dolore perché in fondo ci si sente di meritarlo. E poi c'è il controllo, cercare di erigere barriere intorno al mondo sia interiore che esteriore, così che né uno né l'altro possono travalicare i loro confini prestabiliti. E infine, la dominazione, usare la forza per tenere gli altri in condizioni di inferiorità. Allora, tutte queste cellule vengono comandate da noi. Le cellule non commettono questi errori. In esse c'è un ritmo continuo di flusso e deflusso, che è il ritmo naturale della vita. La risposta interna della cellula è adeguata rispetto agli eventi esterni. Ripristinare in se stessi questo ritmo richiede consapevolezza. Ciascuno di noi ha il proprio bagaglio psicologico e ciascuno di noi tende a proteggere il proprio interiore da ulteriori sofferenze o a ignorare la propria vita interiore perché è troppo caotica per essere affrontata. Il percorso che ti conduce a un equilibrio tra dentro e fuori è pressappoco questo. Punto 1. Questa cosa mi fa sentire male e non ne voglio sapere. Punto 2. Mostrare come mi sento non sta bene e non mi conviene. Punto 3. Il mondo è un posto spaventoso e quindi proteggersi è legittimo. Punto 4. Affronterò i miei problemi domani.
Punto 5. A quanto pare le cose non si sistemano mai da sole. Punto 6. Forse ho bisogno di affrontare i miei desideri e le mie emozioni represse. Punto 7. Mi sono guardato dentro e c'è un sacco di lavoro da fare, ma non è così terribile come credevo. Punto 8. È un tale sollievo chiudere con il passato, con le vecchie ferite e i vecchi torti subiti che adesso lo faccio. Punto 9. Inizio a sentirmi più a mio agio nel mondo e sono più sereno. Ricordati che dialogare con il tuo mondo interiore significa rimettere le tue cellule in un ritmo, in un flusso e deflusso sano. Vuol dire ossigenarle, far entrare e uscire ogni emozione senza reprimerla, senza contenerla. Questo è molto importante per la tua vita. Conosci il tuo mondo interiore attraverso le tue cellule. Non trattenere, sfoga, cerca di essere te stesso sempre. Non mettere sempre delle maschere che non ti appartengono.